Amici, benvenuti al nostro appuntamento di Medicina dell'Arte per tutti Into the Box. Siamo insieme al dottor, professor Alfonso Gianluca Gucciardo. Ciao Gianluca, ci sei? Come stai? Ciao, ciao a tutti, benone, non mi vedete, ma sto benone. Medico dell'arte dello spettacolo e siamo insieme al nostro ospite Gianni Sulis, laurea in medicina e chirurgia, specializzazione in otorinolaringoiatria. Inoltre si affascina questa grande disciplina nella quale è specializzato la neuroauricoloterapia, che ha suscitato, professor Sulis, in me un grande interesse e una forte curiosità. È una disciplina antichissima. Addirittura ne parla Ippocrate, ci vuole Sì, raccontare? infatti utilizzo adesso questa presentazione che abbiamo fatto anche con Gianluca, anche se Gianluca non è potuto venire a Cracovia proprio per parlare di questo. È antichissima, è veramente antichissima, tant'è vero che poi risaliamo addirittura a Ippocrate, alla prima medicina cinese, quindi siamo addirittura prima di Cristo. Ippocrate aveva parato, ha preso dei punti precisi che utilizzava per migliorare la sessa sciatica, per migliorare il sanguinamento in caso di emorroidi e così via. Ovviamente, però, è una disciplina che si tramandava per via orale e che allora non aveva alcuna connotazione scientifica. Stiamo parlando ovviamente del periodo molto lontano. E si va avanti fino a, purtroppo questa foto non si vede, comunque se noi andiamo al Museo del Prado noi vediamo una immagine di un quadro che è il Giardino delle Delizie, dove il pittore fiammingo Hieronymus Bosch mette dei punti precisi nell'orecchio che ancora oggi sono utilizzati. Dobbiamo arrivare praticamente a Noget, che è un medico francese, che all'inizio, fine anni 50, inizi degli anni 60, incomincia a studiare da un punto di vista scientifico la correlazione che esisteva tra orecchio e soma. Tutto nasce dal fatto che aveva visto nel suo studio arrivare delle persone che presentavano una causticazione elettrica effettuata a livello di un punto dell'orecchio ben preciso, che poi si era visto corrispondere praticamente ai muscoli della regione lombare, che dopo questa applicazione praticamente miglioravano moltissimo, risolvevano delle sciatiche intrattabili. Si pose il problema di cosa fosse successo. In effetti, una signora di Lione, la signora Barin, applicava questa causticazione creandosi una sorta di ambulatorietto, mettendo questo punto che era stato tramandato al padre. Che era un marinaio che aveva salvato praticamente un medico orientale da un naufragio, e quindi lei aveva utilizzato questo punto. Però lui, essendo un neurologo e insomma anche una persona con intenti scientifici, si mise a studiare, praticamente creò un gabinetto di ricerca che esiste ancora adesso, che si chiama GLEM, cioè il Gruppo Lionese di Studi Medici. Dopo tot anni si arrivò a una prima formulazione, cioè praticamente che l'orecchio poteva essere assimilato a un feto rovesciato con testa rivolta verso il basso, quindi la zona dell'lobulo, che sarebbe la parte non cartilaginea del nostro orecchio corrispondente alla testa, e il resto corrispondente al resto del corpo. E dobbiamo praticamente al mio maestro, al professor Halimi, la dimostrazione scientifica dell'auricoloterapia che ha tagliato la testa al toro. In effetti, prima si era riusciti ad arrivare a una correlazione utilizzando dei metodi chiaramente non così scientifici, perché stavamo parlando degli anni 60, come quelli attuali, come per esempio si era visto che utilizzando delle vernici termiche messe sull'orecchio,
se si provocava un dolore, per esempio utilizzando una molla messa sul ginocchio o sul polpaccio o su altre parti del corpo, si accendeva, cambiava praticamente il colore di una certa zona, è sempre quella dell'orecchio. Ma dobbiamo al professor Halimi la validità scientifica con questo studio. Praticamente in questo studio lui non ha fatto altro che utilizzare la risonanza magnetica funzionale, che altro non è che una valutazione dell'attività elettrico-biochimica consecutiva a uno stimolo. E ha visto che stimolando il pollice destro, il pollice perché nell'homunculus di Penfield, che diciamo è come ci vede il nostro cervello, aveva una grande rappresentazione, e si accendeva una certa area, la stessa cosa si poteva ottenere andando a stimolare nell'orecchio il punto del pollice. Ora, noi dobbiamo immaginare che il nostro cervello, in pratica, lavora come una sorta di navigatore satellitare, quindi ci deve essere una corrispondenza perfetta tra la stimolazione sensitiva e l'accensione di una certa area del nostro cervello. Quindi, come se io chiedessi al cervello di andare in via Dante 4, il cervello mi deve portare in via Dante 4. Quindi, così come se io tocco il pollice si accende il pollice, se io tocco l'indice si accenderà un'area vicina. Devo immaginare che se io tocco l'orecchio si debba accendere l'orecchio. Questo vale se io tocco nella globalità l'orecchio, ma se vado a mettere un ago nel punto del pollice, abbiamo praticamente che si accende invece l'area del pollice, e questo stravolge un po' tutto. Questa è un po' una dimostrazione come nell'orecchio in effetti si formino delle mappe che sono geneticamente mediate, ed è possiamo dire che l'orecchio rappresenta l'unica mappa cablata, cioè l'unica mappa di cui noi conosciamo perfettamente tutto il percorso nei nervi e nelle varie stazioni in cui si formano le mappe. Nel 1988 la neuroauricoloterapia fu approvata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e nel 2013 l'Organizzazione Mondiale della Sanità approvò le mappe proposte da professor Halimi. E queste sono una cosa, Gianni, questa è una cosa importantissima che facevi vedere prima, perché spesso, almeno in Italia, quando si parla di neuroauricoloterapia si pensa così ignorantemente a qualcosa di non scientifico, invece è addirittura stata accettata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, proprio perché, come dicevi tu, è stato tutto dimostrato attraverso risonanza magnetica nucleare funzionale. Confermi, dico, capito? Sì, bene, assolutamente, cioè, esatto. Purtroppo esiste ancora un grande disordine, però diciamo queste mappe sono le uniche approvate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e scientificamente dimostrate. Non si deve fare confusione con la agopuntura auricolare cinese, che è ugualmente valida, rientriamo sempre nelle reflessoterapie, però dove le mappe sono costituite da disegni, il disegno dello stomaco, il disegno del fegato e così via. Queste mappe invece sono, come vediamo, molto precise e derivano da studi effettuati con la risonanza magnetica funzionale e con gli studi di neurodissezione, cioè dissezionando il cervello si era potuto dire che c'era una corrispondenza precisissima con queste mappe. E se noi infatti facciamo partire dal corpo calloso, che sta qui proprio davanti al trago, ed è la zona che connette, noi siamo costituiti praticamente da due cervelli, uno destro e uno sinistro, quindi è come un computer, come due computer che vanno in parallelo, con funzioni diverse e che sono collegate tra di loro da un sistema di commissure, di cui la più importante è il corpo calloso. Il corpo calloso è una vera autostrada dove, è stato fatto un calcolo, ci sono circa 298 milioni di fibre e
che connettono l'emisfero sinistro con l'emisfero destro, emisferi che hanno funzioni diverse, uno è, ha una funzione diciamo più razionale e l'altro ha una funzione più di tipo affettivo-emozionale. E se noi facciamo partire dal corpo calloso, che è questo punto che sta proprio qui davanti a questa piccola protuberanza del padiglione auricolare che è, corrisponde al corpo calloso, facciamo partire una raggiera con, con un angolo di 9 gradi, possiamo ottenere una vera e propria griglia. E all'interno di questa griglia tutta una serie di punti. Questi punti possiamo avere circa 198 punti sulla faccia laterale, cioè scusatemi, sulla faccia sì, laterale, che è la parte sensitiva questa, e 84 punti sulla faccia posteriore, che è la faccia dove sono i punti motori e viscerali. I colori sono determinati dal fatto dell'origine embriologica dei nostri, del nostro corpo. Va detto che tutti noi, a partire dagli anfibi addirittura, una volta che la cellula uovo e lo spermatozoo sono uniti a formare una zigote, si forma una pallina, questa pallina si chiama blastula, poi su questa blastula si formano tre foglietti, che sono il foglietto ectodermico, il foglietto mesodermico e il foglietto endodermico. Dal foglietto ectodermico, che sono i punti in blu, si determinerà lo sviluppo del sistema nervoso centrale, periferico, degli organi di senso, dei denti, quindi l'importanza della pelle soprattutto, che è veramente un secondo cervello anche dal punto di vista dell'origine embriologica. Nel foglietto mediano, che è il mesoderma, si origineranno tutti i tessuti muscolari, articolari, ligamentosi, tendinei e il sistema cardiovascolare con il cuore, e infine, che saranno i punti in rosso, e infine i punti in verde, che corrispondono al foglietto endodermico, da cui si svilupperanno tutti gli organi addominali, il polmone, il fegato, eccetera, e le mucose. Quindi è importante conoscere questi fattori. La interrompo, chiedo scusa, sì. Mi sembra di aver capito, e lei spiega in maniera eccellente, chiaramente in ambito un linguaggio prettamente medico. I nostri amici ascoltatori sono ascoltatori di questo programma, che comunque è per tutti quanti, e quindi se ho ben capito, questo collegamento anche col nervo sciatico, piuttosto che no, allora, da Ippocrate ad oggi, per esempio, cosa è cambiato in questa disciplina? È cambiato il fatto che prima era un qualcosa di acquisito, diciamo così, quasi per via orale, in cui rimanevano degli aspetti quasi di magia. Invece adesso è diventata una vera e propria disciplina scientifica, e noi abbiamo una sorta di quadro comandi che possiamo utilizzare tranquillamente per dare al cervello degli ordini. In effetti è un quadro comandi molto sofisticato. Lo scopo del nostro cervello qual è? È quello di mantenere l'equilibrio di tutto, cioè l'omeostasi, è un termine medico che vuol dire equilibrio. E quando noi diamo un ordine al nostro cervello, lo costringiamo a ritornare indietro nelle sue memorie fino alla situazione migliore che c'era precedente il problema. Quindi è come se noi dessimo al nostro cervello, immaginiamo di avere uno spartito, dobbiamo scrivere bene lo spartito sulla nostra tastiera e successivamente questo spartito verrà letto dal cervello. Lo spartito viene letto soltanto se è scritto bene, se è scritto male il cervello non lo legge e lo rimanda indietro. Quindi l'importanza sulla base di cosa lo scriviamo lo spartito? Sulla base della diagnosi che noi abbiamo fatto e sulle basi delle conoscenze della neurofisiologia, perché possiamo considerare l'auricoloterapia una vera neurofisiologia applicata. Cioè noi, utilizzando le conoscenze della neurofisiologia, che sono delle leggi ben precise, possiamo scrivere la nostra strategia e far sì che il cervello la applichi
per arrivare alla migliore situazione possibile. Prima lei mi è stata riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi è stata da poco riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e si usa anche per curare gli artisti. Assolutamente, vero? Sì. Assolutamente sì. Come? È in una disciplina estremamente logica. Vedete, questo è l'homunculus che poi corrispondeva a quello che è come ci vede il cervello, e negli artisti noi lo possiamo utilizzare praticamente in un modo abbastanza semplice, andandoci a focalizzare su quello che noi vogliamo fare. Per esempio, facciamo un esempio: io ho una laringite, cioè ho un'infiammazione della laringe, quindi anche delle corde vocali. Come posso dire al cervello di diciamo pensarci un po' lui, o comunque far sì che tutte le altre terapie che io posso fare siano potenziate? Partirò per soprattutto nel mettere il cervello sul pezzo, quindi farò prima di tutto questo punto, che è questo in giallo, che corrisponde alla gola, corrisponde, chiamato anche gola profonda, e che è il plesso faringo-laringeo, cioè l'insieme di strutture nervose che circondano l'organo e che sono collegate con le nostre corde vocali, con la nostra gola. Successivamente cosa farò? Siccome noi sappiamo che abbiamo un sistema nervoso centrale, però abbiamo che le funzioni, diciamo, vitali oltre la corteccia, sono gestite da un sistema nervoso autonomo. Si chiama autonomo perché ha una relativa autonomia, ci permette di respirare, ci permette di servire il battito cardiaco, eccetera, eccetera, e tutte le funzioni della nostra vita. E quindi farò un altro punto, che è il plesso simpatico di C3, che gestisce l'innervazione autonoma, simpatica, della gola, certo, per migliorare, per esempio, la sua vascolarizzazione. Farò produrre del cortisone, che è la CTH, farò questo punto che migliora la vascolarizzazione della regione, farò un punto che serve per il sistema immunitario e infine un punto per il dolore. E alla fine, con questa strategia, il cervello prende in carico il problema e cercherà di ritornare alla condizione migliore che conosceva precedentemente alla mia laringite. È ovvio che posso... Scusa se ti interrompo, ma è stupendo quello che stai dicendo. E quindi questo tu lo puoi, innanzitutto ho capito che questo lo puoi fare anche in camerino, cioè non è necessario che l'artista, sì, quindi si può fare anche in camerino, lo si può fare addirittura, oso dire, perfino sul palcoscenico quasi, sì, e so che sì, tu l'hai fatto più volte direttamente proprio il palcoscenico con degli aghi di ghiaccio, poi magari se vuoi ci spieghi, sì, anche sì, sì, ve li faccio anche vedere. E ce li fai vedere. Però io volevo dirti prima di tutto una cosa: quello che mi ha colpito è il concetto di reset. Cioè, tu a, sì, me una volta spiegasti, dottor Sulis, che praticamente quando il cervello va in tilt, allora noi dobbiamo fare come si fa con il computer. Esatto. Resettare tutto, cioè spegnere il computer in modo tale che poi quando lo riaccendiamo il computer da solo riesce a trovare i punti che erano danneggiati. Sì, ci, esatto, spieghi bene questo concetto? Allora, esiste una legge, che è la terza legge di Kahler, che ci dice, è una legge della neurofisiologia, questo signore si chiama così, è praticamente che ci dice che il cervello dietro lo stimolo cerca di ritornare alla condizione migliore che conosceva precedentemente il problema. Quindi fa un reset di sistema. Questo reset può essere più o meno marcato, perché se noi facciamo dei punti molto molto antichi, che sono i punti di quei tre foglietti che dicevamo, possiamo fare proprio un reset globale, se no possiamo fare un reset parziale e cercare di ritornare alla situazione precedente il problema. Quindi è come se noi veramente facessimo un ripristino della configurazione di sistema, ritornando al giorno preciso. Ovviamente se il problema dura da molto tempo c'è necessità di fare qualche richiamo per ritornare indietro. Faccio un esempio: se uno si
si dà un colpo sul dito, ha un trauma sul dito, basta un trattamento perché non c'è necessità di ritorno indietro. Se invece il problema dura da parecchio tempo, c'è necessità magari di effettuare diversi trattamenti per ritornare alla condizione migliore che noi possiamo avere. Ed è una cosa estremamente straordinaria, perché dopo ogni trattamento c'è necessità di fare sempre meno punti, perché il cervello ha una legge che è la base della plasticità dei nostri neuroni, che permette di ricordarsi quello che noi abbiamo fatto. Questa legge si chiama legge di Donald Hebbs, per citarla velocemente. Se io all'inizio, per esempio, mi mostrano una mela, io di questa mela vedo il colore, vedo la forma, ne sento il sapore, ne sento il profumo e poi sento anche con l'orecchio il morso. Il mio cervello quindi ha assunto tutta una serie di informazioni. La legge dice che per ogni stimolo si accende un ottetto di neuroni. Ora, successivamente, quando noi successivamente facciamo anche solo sentire il profumo di una mela o vedere una mela, la foto di una mela, il mio cervello ricostruisce tutto ciò che conosceva, e quindi della mela ricorda il colore, ricorda il sapore, ricorda l'odore e così via. Allo stesso modo, quando io mando una strategia, questa strategia inizialmente è un pochino più complessa, poi si fanno solo i punti più chiave, in maniera da mantenere il cervello sul pezzo, su ciò che vuole ottenere. Capito? È incredibile tutto ciò. È straordinario, perché abbiamo visto come la scusami Gianluca se ti ho interrotto. No. Come può agire la neuroauricoloterapia nelle patologie che attaccano il corpo. E abbiamo visto anche questo potere di neuroscienza ormai accreditata, come si può intervenire. E a questo punto mi viene una domanda, che è quella del collegamento con i disturbi psicologici. Quindi assolutamente, punto, assolutamente. Come diceva prima Gianluca, tutte queste cose possono essere fatte in maniera molto, molto rapida ed estemporanea addirittura. Perché possiamo, se non abbiamo niente, addirittura fare delle piccole stimolazioni addirittura con una bacchetta di vetro, con la punta di il gommino di una matita, se non abbiamo aghi, o se no possiamo utilizzare dei piccoli aghi, che possono essere questi asp che vedete sulla destra, che sono come dei piccoli piercing, oppure l'ago di ghiaccio, che non è altro che un ocriopuntore, che non è altro che una apparecchietto molto preciso che manda un getto di protossido d'azoto che congela il punto a una certa profondità che noi possiamo scegliere cliccando più o meno profondamente sull'erogatore e quindi poter fare le cose in maniera estemporanea. Possiamo ovviamente lavorare moltissimo su tutto ciò che è ansia, depressione, paura. Dipende da quello che noi facciamo. Per esempio, nelle forme di ansia noi potremmo utilizzare una strategia che è molto, non so se c'è qui, vediamo un po', che è molto valida, che è la cosiddetta triade di relax, che è questa che noi vediamo qua, semplicissima, in cui ci sono tre punti che vengono fatti con una logica veramente molto molto stretta. Il primo punto in nero, che è stato chiamato così per semplicità appunto dei cosmonauti, perché fu scoperto dal professor Kovacs quando furono mandati i primi astronauti nello spazio, quindi Yuri Gagarin praticamente, che non è altro che il plesso simpatico T12L1. Allora, si dice sempre che l'ansia arriva dallo stomaco, si sente nello stomaco. Effettivamente è così, perché quando noi siamo ansiosi attiviamo il sistema simpatico, che è il sistema, diciamo, in questo caso di allarme, che ha come neuromediatore l'adrenalina e la noradrenalina. Ora, il primo ganglio che si attiva è proprio il ganglio simpatico T12, cioè vertebra toracica 12,
prima lombare, che sta localizzato qui. Quindi noi, bloccandolo con il nostro punto, evitiamo che tutta la catena dal basso verso l'alto salga verso la gola e poi verso il cervello. Il secondo punto non è altro che un punto che mette in connessione, diciamo così, i vari lobi del nostro cervello, soprattutto il frontale, che è la sede della nostra ideazione, il lobo parietale, il lobo temporale, e infine il corpo calloso, che è quello in blu, che sono le connessioni tra i due emisferi. Questa triade semplicissima, che è una delle basi dell'auricoloterapia, è di un'estrema potenza e permette di avere un effetto ansiolitico e miorilassante molto molto potente, che perdura nel tempo, può perdurare anche una quindicina di 15-20 giorni, e può essere fatto tranquillamente in camerino. Dottor Suris, una domanda. L'artista oggi, come purtroppo tante persone anche non artiste, oggi soffre non solo di ansia, ma soprattutto di depressione. Direi che è la malattia oggi più frequente nell'ambito artistico. E spesso questo porta a uso sconsiderato di farmaci, a volte anche di sostanze alternative. Ecco, questo non è una visione romantica delle arti, ma è una realtà. L'uso dei dopanti oggi è diventato un problema reale, storico anche, al quale ho dedicato tra l'altro anche tanti miei lavori. Ora la domanda è, per quanto riguarda la depressione, esistono dei trattamenti, e soprattutto che validità, cioè che cosa ci puoi dire circa anche il risultato, ecco, di questi trattamenti? Guarda, ci sono trattamenti sulla depressione, sia per esempio anche sull'attacco di panico, sia sulle paure. Dipende da quello che tu vai a pungere. Per esempio, nella depressione ci possono essere due forme di depressione: una forma di depressione più melanconica, dove il paziente si rinchiude in se stesso, che necessita di un certo tipo di trattamento, un punto che noi possiamo mettere nell'orecchio insieme magari a dei punti per l'ansia, e invece una depressione più viva, cioè col paziente che è più affabulatore, però è depresso, che parla sempre della sua depressione. Così come possiamo utilizzare dei punti molto precisi che hanno anche degli effetti quasi immediati nell'attacco di panico, che si può presentare in tanti modi. Mi è capitato recentemente di vedere in ambulatorio una paziente che ha avuto appunto un attacco di panico proprio in conseguenza di una forma di vertigine, e gli ho fatto questi punti, e praticamente nel giro di 5 minuti questa ragazza si è calmata completamente, sembrava un'altra persona, ed è continuata nei giorni successivi. È veramente un chiavistello che noi abbiamo, poter entrare nel nostro cervello senza, diciamo così, farmaci, da solo o in aggiunta con i farmaci. Estremamente potente. Ecco, si può quindi anche associare la terapia farmacologica assolutamente. E anche la terapia logopedica, allora. Assolutamente, tutte le terapie, cioè praticamente tu non fai altro che dire al cervello che c'è un problema. Quindi il cervello cosa farà? Cercherà di fare il suo massimo possibile per risolvere il problema. E questo fa sì che praticamente è come se tu truccassi un motorino, tra virgolette, vai più veloce, ma la benzina ce la devi mettere. Quindi tutte le altre terapie, le terapie mediche, le terapie riabilitative, la logopedia, sono tutte potenziate. Quindi tu ottieni il risultato che vuoi ottenere in tempi molto, molto più rapidi. Dottor Suli, se posso chiedere se ci sono degli esami di prevenzione e i costi. Ma i costi, esami di prevenzione in che senso? In genere, per
i disturbi che possono essere, per esempio, l'acufenia, la cefalea, oppure la Sì, vabbè, siamo parlando. polpausa. Sì, tutto come le stavo dicendo prima dipende dalla diagnosi. Stiamo parlando di campi estremamente ampi. La cefalea, andiamo dalle muscolotensive alle forme legate a contrattura dei muscoli masticatori, alle forme oculari, alla emicrania, eccetera. Quindi bisogna fare sempre una diagnosi, cioè questo Ok. vale per tutti, cioè noi possiamo metterci a fare, anche perché poi la piccoloterapia è così potente che in certi casi può addirittura nasconderti una patologia. Facciamo un esempio, io non guardo, che ne so, non tratto per un dolore alla gola. Non visito, gli nascondo il dolore e poi magari che so, sotto c'è un tumore della tonsilla. Quindi è chiaro che abbiamo bisogno prima di tutto, prima di far tutto, di fare una diagnosi precisa, anche perché non possiamo fare terapia se non abbiamo la diagnosi. Non, cosa gli diciamo al cervello se non Certo. sappiamo Ma per quello che è. esempio, io che soffro per esempio di problematiche alle corde vocali che si infiammano frequentemente, che le utilizzo male, eccetera, eccetera. Io so che il dottor Sulis ha creato anche una tecnica specifica per i noduli alle corde vocali. Allora, per esempio, potrei anche pensare di fare prevenzione con questa disciplina. Sì, si può assolutamente utilizzare perché, come sappiamo, quando ci sono i noduli c'è una incoordinazione motore delle corde vocali che vibrano in un punto preciso. Quindi noi possiamo, per esempio, utilizzare questo punto che è in giallo, che si chiama l'epifisi, perché l'epifisi è praticamente la ghiandola del nostro corpo che sta all'interno del nostro cervello, che gestisce i ritmi. Quindi migliorare il ritmo di vibrazione della corda vocale può essere, per esempio, un punto che può aiutarci notevolmente nel migliorare, questa situazione. Chiaramente poi nel nodulo si utilizzano tutta una serie di punti, sempre secondo le strategie ben precise, che ci possono aiutare. Per esempio, in queste slide che vedete si parla della strategia per la disfonia ipercinetica, cioè quando noi abbiamo delle corde particolarmente tese, in cui si viene a determinare questa situazione con una contrattura muscolare, anche della muscolatura non soltanto cordale, ma anche, diciamo così, esterna alla laringe. E noi possiamo utilizzare questa metodica dove praticamente alla fine, come si vede, si utilizza l'epifisi, che è un punto che diciamo, mette il nostro ritmatore che si era in qualche modo alterato in condizioni di vibrare nel modo migliore. Ecco. E questa può essere una scelta. Poi noi possiamo usare quello che vogliamo, possiamo aggiungere dei punti per l'ansia, possiamo aggiungere dei punti che permettono le connessioni tra i due emisferi, ne possiamo fare di tutti i colori e quella è una tastiera, tant'è vero che i francesi la chiamano la clavier, cioè la tastiera. A proposito di tastiera, ecco, ora forse rubo la domanda, non lo so, alla dottoressa Culicchia. Scusa se forse farò una domanda che Prego. grazie. Allora, tu sei un musicista, quindi tu sei un medico, sei un otorinolaringo iatra, sei anche specialista all'Université Paris 13e in neuroricoterapia, insomma, sei un luminare nell'ambito medico, su questo nessuno ha dubbi. Ma sei anche un violista, cioè quindi sei un cultore e un musicista della viola, mentre la dottoressa Culicchia è una musicoterapista. Ora, mi verrebbe da fare subito una domanda, però può essere che tu già in 2 secondi mi risponda no. Allora, però io te la faccio comunque la domanda, ma esistono studi che tu sappia, o
anche fatti altrove, non necessariamente in Francia, che diciamo che sono, che dimostrano un miglioramento, per esempio, che so, delle performance atletiche di un musicista. Cioè, in altri termini, la domanda è: ma la neuroauricoloterapia può essere utilizzata anche per migliorare le performance dei musicisti o per migliorare, per esempio, l'udito, del perfezionare le capacità uditive di un musicista? Ecco, cioè, la domanda è: neuroauricoloterapia e performance? Sì, allora, proprio sulla musica non lo so, però ti posso raccontare di tesi che sono state fatte lì all'Università di Parigi. Per esempio, nel tiro al piattello, cioè praticamente un miglioramento notevole della performance fatta da un collega che ovviamente è medico dello sport, che ha dimostrato praticamente come facendo uno studio in doppio cieco tra pazienti trattati con una strategia ben precisa per l'auricoloterapia e pazienti trattati con dei punti senza senso, si aveva una discreta miglioramento delle performance nel tiro al piattello. Quindi, cioè, adesso, guardo il discorso musicisti, potrebbe essere un campo che si può sicuramente affrontare. Non so se ci siano lavori specifici, però ci sono sicuramente molti lavori che mettono in evidenza un miglioramento delle performance, questo senz'altro. Meraviglioso questo, perché potrebbe essere anche utilizzata come metodo di preparazione atletica o di miglioramento atletico. Sì, questo infatti è utilizzato questo per... Questo nel nostro ambito della medicina dello spettacolo e delle arti potrebbe essere per il futuro anche una sfida da affrontare, così te la butto lì come... Ma, per esempio, anche il miglioramento delle performance posturali in stabilometria, capito? Cioè, prima del trattamento e dopo trattamento. La stabilometria non è altro che una pedana che valuta, in cui viene valutata gli spostamenti del nostro centro di pressione. Cioè, se noi facciamo scendere una linea retta che parte dal, diciamo così, la proiezione del nostro centro di gravità a terra, siccome noi siamo con un chiodo ma oscilliamo secondo delle frequenze ben precise in uno spazio molto ristretto, questo pennello, tra virgolette, disegnerà un gomitolo. Ecco, è stato un gomitolo di cui possiamo vedere la superficie, la lunghezza, eccetera, varie cose. Comunque, è stato visto che con l'auricoloterapia, chiaramente poi integrando tutta la terapia, sia farmacologica, sia riabilitativa, eccetera, c'è un miglioramento delle performance. Quindi questo sicuramente può essere estremamente utile. Non so se sono stati fatti un lavoro sui cantanti o sui musicisti, però se diamo conto di quello che è stato fatto specialmente nelle performance sportive, sicuramente c'è la possibilità di avere dei miglioramenti. Magari una ricerca che ci proponiamo di fare insieme tutti quanti, no? Che ne dite? Sì, assolutamente sì. Un vero piacere, però qui lo specialista è lui, ma anche perché mi sembra di capire, tra l'altro, che la neuroauricoloterapia sia di pertinenza e di competenza solo medica. Esatto, per due motivi. Il primo motivo è perché tu devi conoscere la diagnosi, devi fare una diagnosi e quindi è sulla base di quella costruisci la tua strategia. Secondo, perché a seconda di quello che fai, se tu non conosci le possibili cause di una determinata patologia, puoi nascondere, come stavo dicendo, la patologia e creare danni più grossi. L'esempio che ci faceva sempre il professor Alimi è quello, per esempio, del cancro del retto. Tu riesci a far sparire, che ne so, il sanguinamento rettale, trattandolo come se fosse un emorroide, e poi nascondi una cosa che va o una cefalea. Faccio una cefalea che può essere, qui sotto ci può essere anche un tumore cerebrale. Tu fai ridurre la cefalea e poi però la cosa va avanti. Quindi è una cosa che assolutamente, vista la potenza,
assolutamente pertinenza, di pertinenza medica. E io ne sono stato testimone, perché quando ho avuto il piacere, la gioia e l'onore di vedere al lavoro, all'opera, il dottor Sulis, ho potuto vedere addirittura un caso di una signora che non riusciva nemmeno ad aprire la bocca per un violento trisma della muscolatura della faccia, e grazie alla bravura del dottor Sulis, ma soprattutto grazie a una precisa diagnosi e una precisa strategia che lui ha creato su quella diagnosi, la signora nel giro di pochissimi minuti, io penso che in 2 minuti forse nemmeno, il dottor Sulis ha sbloccato, cioè la signora ha aperto la bocca grazie a questo. Però perché un medico, ecco, questo io tengo a precisarlo, perché ecco, non vanno messi strumenti così potenti nelle mani di chiunque, del mago di turno, non è magia, è medicina ufficiale. Sì, poi c'è anche un'altra cosa, tu adesso hai parlato delle contratture dei masticatori, ma la laringe è incastonata nelle catene posturali, quindi noi possiamo lavorare nel togliere, nel ridurre delle contratture che si possono riflettere sulla laringe. Quindi qui viene il discorso anche, posso dire, voce e postura, per cui questo è un altro, un'altra area che noi abbiamo a nostra disposizione per poter lavorare in maniera globale, diciamo veramente multidisciplinare sul problema voce. E questo era un consiglio che volevo io dare un po' a tutti quanti ci stanno ascoltando, ai nostri amici. Siamo in collegamento con il dottor Alfonso Gianluca Vucciardo e con il dottor Gianni Sulis. E neuroauricoloterapia in medicina della voce è proprio un libro che è stato scritto a 4 mani dal dottor Gianni Sulis e dal dottor Alfonso Gianluca Vucciardo. Sì, esatto. È un libro che abbiamo fatto insieme perché ci siamo un po' trovati. Io nasco come posturologo, reflessologo e diciamo musicista, non dico della domenica, però insomma sono appassionato di musica, e quindi siccome Gianluca è un grandissimo esperto di voce, ci siamo un po' trovati, abbiamo messo insieme le nostre esperienze per scrivere questo libro che rappresenta sicuramente una visione ampia del problema voce, quindi con l'auricoloterapia, quindi dal punto di vista neurofisiologico, ma anche dal punto di vista di tutte quelle che possono essere gli ausili in tema di igiene della voce, di gestione della voce, di cui Gianluca è un maestro. Troppo buono, troppo buono. Il libro tra poco vedrà una nuova edizione, quindi avremo modo anche di aggiungere alcune patologie. Stiamo già lavorando, visto il successo che ha avuto, sulle nuove patologie. E questo è una grande soddisfazione, perché quando si scrive un libro è bello sapere che c'è un ritorno da parte proprio dei colleghi. Questo è un libro ovviamente per medici, è ovvio che è un libro specifico e specialistico, a differenza magari di altri che abbiamo scritto, che sono per un'utenza più vasta. Sì, per medici, però può essere letto anche, secondo me, da non medici. Sì, certo. Però poi alla fine potranno, diciamo, fare i trattamenti soltanto coloro i quali hanno, come il dottor Sulis, hanno preso una specialistica in neuroauricoloterapia, ecco, in questo intendevo dire. Però è chiaro, lo può leggere chiunque sia appassionato di voce o chiunque lavori con la voce, anzi secondo me sarà che io leggo tutto quello che mi trovo davanti, ecco, secondo me dovrebbero leggerlo tutti, anche i logopedisti, anche i fisioterapisti, anche i musicoterapisti, pur consci che poi non lo potranno fare. Prenderò prestissimo e poi vorrò le vostre dediche. Quindi sicuramente il bello è che
trascende un po' da quella che è la visione voce e basta, ci sono tutta una serie di nozioni che ci permettono di capire in maniera abbastanza semplice, secondo me, come funziona il sistema nervoso centrale. Chiaramente stiamo parlando di un'infarinatura, un bignamino, però capire come il nostro cervello poi alla fine gestisce, in questo caso la voce, come può gestire altre cose, e come e da qui poi capire come noi con una tastiera possiamo, una volta che conosciamo diciamo le vie di base su cui funziona il nostro sistema nervoso centrale, interferire come se fosse un vero computer. Quindi questa è secondo me la cosa bella, che ci permette di capire come la voce in realtà è un qualcosa che è collegato ed è forte, cioè che è determinato, non collegato, che è determinato dal nostro cervello. Siamo noi con il nostro cervello che facciamo la voce in un certo modo, come la vogliamo noi, eccetera. Ottimo. Quindi è Neuroauricoloterapia, medicina della voce, un libro scritto a quattro mani dal dottor Gianni Sulis e dal dottor Alfonso Gianluca Gucciardo, e consigliamo a tutti quanti di poterlo acquistare, perché stiamo parlando di medicina dell'arte per tutti. Bene, a questo punto... Considerata veramente l'intensità e l'importanza degli argomenti trattati, tra i disturbi possiamo ricordare acufene, capogiri, cefalea, rinite cronica. Dottore, mi aiuti sì, chiaramente delle corde vocali, anche la voce rauca, perché Tutte le patologie disfunzionali, prima stavamo parlando, la balbuzie, ma direi di più, possiamo lavorare anche su cose che sembrano, ci chiederemo che cosa c'entra l'auricoloterapia. Faccio un esempio, io ho avuto un caso recentemente, il russamento dove noi sappiamo che tre punti ci sono di russamento, cioè la valvola nasale, cioè a livello proprio anteriore dove sono le ali del naso, il naso propriamente detto, e poi la terza parte dove si russa, che sta praticamente tra il palato e la muscolatura la mucosa faringea. Il russamento, soprattutto in questa area, che si verifica durante la notte, perché c'è un'ipotonia della muscolatura fisiologica, e se gli spazi sono ristretti ovviamente si russa. Beh, noi possiamo interferire, io l'ho visto con un mio paziente, con l'auricoloterapia, che può aiutare perché riduce questa ipotonia della muscolatura faringea, della muscolatura del palato, della base della lingua, che provocherebbe con maggiore facilità il russamento. Certo, il russamento è una cosa molto lunga, molto particolare, che spesso richiede la chirurgia, richiede la terapia dietetica, però noi possiamo lavorare sia sul naso provocando una decongestione, lavorando sul simpatico che gestisce la fase decongestiva del nostro naso, sia facendo produrre cortisone nostro, sia riducendo proprio questa ipotonia notturna. Quindi può essere un ausilio in più, anche in cose che sembrano lontane, in cui per ora si vede solo la vocazione o dietetica o chirurgica. Interessantissimo. Molto, molto. E considerato che il dottor Gucciardo mi ha un po' rubacchiato la domanda riguardo al dottor Sulis, appassionato di violino, ma comunque lo ringrazio per questo. Gianluca Gucciardo, grazie a te. Viene da dire quest'ultima domanda, e con questa poi vi chiedo di lasciare i nostri amici con un saluto. Quindi ritiene, dottor Sulis, che la musica sia portatrice di benessere, così come la serotonina? Assolutamente. Entriamo in quello che è l'attivazione del nucleo accumbens, cioè tutte le cose che provocano piacere attivano
questo nucleo, che è il nucleo della ricompensa cosiddetto, che produce dopamina. E, anzi, è uno dei motivi per cui noi non riusciamo a mollarci la corsettina, non riusciamo a mollare la nostra uscita a pesca, eccetera. Cioè, tutte queste cose, la musica ancora di più ovviamente, se ci fa piacere, attivano il nucleo della ricompensa, che si chiama nucleo accumbens, e determinano liberazione di dopamina, e poi da lì tutte le altre, tra cui la stessa serotonina, eccetera. Quindi la musica, ma poi la musica soprattutto è uno strumento limbico, attiva determinate aree cerebrali. Noi ci differenziamo da una macchina perché una macchina cammina, sente, parla, vede, corre, ma non ha emozioni, mentre noi abbiamo, per fortuna almeno, spero che non lo inventino qualcosa del genere, una serie di strutture importantissime che gestiscono le emozioni. La nostra vita, nel bene o nel male, è gestita e controllata dalle emozioni. Abbiamo delle aree come l'ippocampo, che per esempio gestisce la memoria emozionale, l'amigdala, le paure, eccetera. Ecco, se un qualcosa ci piace, viene ricordato nell'ippocampo, e quando noi lo risentiamo, ci fa provocare una sensazione di piacere. È palese, quando noi abbiamo un qualcosa che ci piace, una musica che ci piace, stiamo bene. Quindi da questo punto di vista la musica, la bella musica, è assolutamente qualcosa che fa bene alla persona. Gli aumenta l'immunità, gli aumenta le difese, aumenta il tono dell'umore, fa sì che la bilancia tra simpatico e parasimpatico sia in migliore equilibrio. È un vero farmaco, tra virgolette. Grazie, ringraziamo per il suo tempo, dottor Gianni Sulis. Grazie a voi. Ringraziamo per il suo tempo, dottor Alfonso Gianluca Gucciardo. Grazie a te, a voi, grazie a Gianni. Anche grazie a voi, grazie a voi. Grazie, vi rimandiamo al prossimo appuntamento con la medicina dell'arte per tutti, Into the Box. Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti. Arrivederci, ciao.